A fine estate e a 6 mesi dall'annuncio ufficiale del nuovo tracciato per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, a Sapri si infiamma la protesta contro l'esclusione della città dal percorso insieme all'intero Cilento. Su proposta del Comitato Civico 1987, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che chiede al Governo e a RFI la modifica del progetto. Quello che viene proposto è che l'alta velocità, una volta giunta nel Vallo di Diano, si diriga verso Sapri e raggiunga poi Scalea. Se la proposta non verrà accolta, ha detto il sindaco Antonio Gentile, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, daremo vita a nuove forme di protesta più forti. Personalmente, ha aggiunto, inizierò lo sciopero della fame. A fargli eco il capo dell'opposizione, Giuseppe Del Medico. In questo momento, ha precisato, è necessario lottare per difendere la nostra dignità. Non siamo disponibili a vendere il nostro territorio e se sarà necessario sarò al fianco del sindaco con lo sciopero della fame. Il consigliere comunale Donatella D'Agostino ha criticato il silenzio dell'amministrazione sull'esclusione di Sapri dal nuovo tracciato dell'alta velocità. Il sindaco ha replicato ricordando tutti gli incontri che ha tenuto a Roma per favorire l'inserimento della sua città nel progetto. La minoranza ha evidenziato che prima del comitato di lotta 1987 a chiedere 6 mesi fa la seduta di un consiglio comunale sulla questione e azioni di lotta forti contro il progetto di RFI è stata soltanto Sapri Democratica, alla quale, ha detto Del Medico, la maggioranza non ha dato ascolto. Il capogruppo della minoranza ha poi chiesto scusa al comitato a nome delle istituzioni per essere stato costretto a difendersi da solo. L'esito dell'incontro ha soddisfatto il comitato 1987. Il fatto che il nostro progetto sia stato acquisito dal comune di Sapri e che vedrà anche la partecipazione completa del territorio ci rende, diciamo, soddisfatti. Ci rende soddisfatti anche il fatto che sia il sindaco Antonio Gentile che il capo dell'opposizione Giuseppe Del Medico hanno garantito lo sciopero della fame se non ci sarà seguito alle nostre richieste. Ebbene, questo è un messaggio forte, è un messaggio storico, perché finalmente il territorio si unisce per lottare per un'opera che è fondamentale e importante per il nostro territorio. Uniti ce la possiamo ancora fare.